Ben ritrovati a Lucca Live. Oggi è un giorno particolare perché, come vedete dal colore della mia maglietta, sono 107 anni di lucchese. Quindi, visto che ne abbiamo parlato spesso, facciamo gli auguri alla FC Lucca, che per noi è e rimarrà sempre lucchese. Prima di passare agli eventi, che sono tanti ed è per questo che sono sola questa settimana, proprio per dare spazio agli eventi della settimana, parliamo della bella ed emozionante partita di basket dell'Arcantea, che mercoledì sera, in un palatagliate molto caldo e gremito di pubblico, ha sconfitto il Bologna e si è qualificata per la finale di playoff. A proposito di questa partita, ci vediamo un bel video che ci ha donato il nostro operatore Matteo Bertuccelli, che ringraziamo. A Bagni di Lucca, tornando a parlare di eventi, sabato 26 maggio, la rete dei teatri della Valle del Serchio festeggia con attori, operatori e dà vita a una notte bianca per celebrare la magia del teatro. Alle 18, al Parco Contessa Casalini, è fissato l'appuntamento per i partecipanti al corteo dei teatranti. Dalle 21, gli artisti e le compagnie partecipanti daranno prova del proprio talento esibendosi in brevi spettacoli e coinvolgendo l'intero paese fino a notte fonda. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, per cui potete parteciparvi tranquillamente. Poi, dal 1 al 9 di giugno, quindi prossimamente, a Castelnuovo Garfagnana ci sarà il Miracanà 2012, la prima vera festa dell'estate, tutta dedicata al fitness e anche al ballo. Programma completo sul nostro sito Lucca Live, che vi invito anche per andare a vedere tutti gli altri eventi di cui non vi citerò io. Poi, passando a domenica 27 maggio, nella bellissima location di Aquilea, quindi sempre nella nostra piana, sopra Ponte Amoriano, ci sarà la festa delle colline morianesi. Tra l'altro ad Aquilea, prossimamente in estate, si terrà anche una sagra che vi invito ad andare a vedere perché è molto interessante. Dalle 10 alle ore 12:30 ci saranno l'esposizione dei prodotti locali, scuola di Campanaro, visita guidata ad Aquilea, sconosciuta e pranzo del contadino. Dalle ore 15 alle ore 20, esibizione di intarsio, frutta e verdura, come abbellire la tavola. Quindi,
Qualcosa di nuovo e particolare, sicuramente all'insegna della buona cucina. Poi degustazioni, animazioni per ragazzi e visita guidata al castellaccio di Aquileia. Poi ancora, gran premio della motosega, ti lascio una canzone, canto di giovani artisti e per finire la scena della contadina, con la mitica zuppa di Aquileia, che è appunto il piatto a cui sarà dedicata la sagra che si terrà quest'estate. Poi, aperto e battenti, fortezze in Lucchesia, la mostra fotografica di Riccardo Manca, allestita nel sotterraneo di San Colombano e visitabile fino al prossimo settembre. Quindi mi raccomando, un'altra cosa interessante per visitare la nostra Lucca all'interno delle mura. L'evento organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con le Opere delle Mura, è inserito nel calendario delle celebrazioni del cinquecentenario delle mura urbane. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne lunedì, e sarà aperta dalle ore 10 alle ore 18, anche questa all'ingresso libero. Sabato 26 maggio, Unione Astrofili Lucchesi parteciperà all'evento nazionale Occhi su Saturno, un'osservazione telescopica del pianeta con gli anelli contemporanea su tutto il territorio italiano. Durante la serata del giorno di sabato 26 maggio, quindi tutti i partecipanti potranno ammirare gratuitamente il pianeta degli anelli, in tutto il suo splendore, le bande nuvolose, i principali satelliti e gli indimenticabili anelli saranno osservabili mettendo l'occhio al telescopio, da uno dei luoghi che è sicuramente uno dei luoghi più affascinanti della nostra piana, che è appunto nel centro storico, le mura rinascimentali e tutta Lucca. Baluardo di San Paolino, mura urbane, dalle ore 21 alle ore 23.30. Evento realizzato con il patrocinio di Città di Lucca e Opera delle Mura di Lucca. Poi, sempre per questo weekend che sembrerà parzialmente assolato, quindi un weekend sicuramente da vivere anche all'esterno, da sabato e domenica pomeriggio dalle 15 alle 18 saranno aperte le visite all'ex manicomio di Maggiano, un'unica struttura del genere aperta al pubblico della Toscana, quindi un evento interessante a cui partecipare perché ultimamente non c'è mai stata questa possibilità di visitare l'ex manicomio appunto di Maggiano. Senza la necessità di prenotazione si potranno visitare le corsie maschile e femminile, la sala radiologica, gli strumenti medici, le cucine del manicomio, il mondo che ha dato vita alle opere dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. Tre turni di ingresso, dalle 15 alle 16 e alle 17. Poi, sempre tornando a questo weekend, domenica 27 maggio a Cascio, Molazzana, Lucca, quindi nella aperta Garfagnana, Cascio, la tradizione nel profumo dei forni a legna, dalle ore 12.30 alle ore 14, percorso degustativo, dall'antipasto al dolce. Specialità cotte nei forni a legna del paese. Dalle ore 14.30, apertura delle cantine cascerotte, esibizione dei campanari della Valle del Serchio e concerto del gruppo corale Donne in cerca di guai. Alle ore 18, chiusura della serata con lo spettacolo degli sbandieratori e musici di Gallicano, che sono molto famosi. Per i più piccoli, spazio sport e divertimento organizzato con il patrocinio della Fondazione Maier di Firenze. Giochi di squadra nei campi polivalenti della parrocchia, nel centro del paese. Pizza, bomboloni e pane e Nutella per fare merenda, ovviamente per i bambini ma anche per gli adulti. Per le vie del paese, mostra fotografica e mercatino dell'artigianato locale. In caso di maltempo, la manifestazione sarà inviata a domenica 5 giugno. Quindi, Molazzana, domenica 27, Cascio, la tradizione del profumo dei forni a legna. Andiamo a uno degli ultimi eventi di questa settimana. E vi parliamo di un emergente gruppo rock lucchese, i Backfire. La band è composta da Naomi, voce, Joel, chitarra, Frankie, batteria e Luke, basso. La musica della band è principalmente influenzata dall'hard rock, ma con sfumature funk, pop e metal. Un po' di tutto, insomma. Dei Backfire, che sono in uscita con l'EP, vi proponiamo un video con il quale vi salutiamo. Il video lo potrete andare a vedere anche sul nostro sito, vi do un saluto e vi invito ad andare appunto sempre sul nostro sito per vedere tutti gli altri eventi che caratterizzeranno questa settimana e quelle successive. Il sito, come sapete, è Lucca Live, noi ci vediamo, spero, la prossima settimana. Un saluto!